di gradevolezza, perché adesso si vuole mettere a parlare, penso di Rovesca. Prima vediamo il video e poi faccio una postazione, penso che sia più divertente, no? Però adesso consegno. Dire fuori il regista. Prego? Dire fuori il regista. Viene fuori l'artista. Questo è il regista. Io credo che il collezionismo sia un gioco, ve lo dico prima, così abbiamo già concluso. E devo dire che diciamo, io sono un collezionista, sono diventato un collezionista di varie cose, di soldatini, di bastoni, di cappelli, di cavalli in legno, di schietti e d'altro, dopo i 40 anni, non so bene perché. Comunque avevo cercato una risposta ovviamente in Freud e non l'ho trovata molto soddisfacente, non la trovai molto soddisfacente, così come non trovai molto soddisfacente Baudrillard, che è uno studioso francese che molto si è esercitato su questo tema. E mentre invece parlando con il mio amico Marcello Arduini, che è qui presente e che ringrazio per il saluto, venni a scoprire questi due testi che sono di Sandra Puccini. Con Sandra Puccini, se vedete, non ci siamo messi d'accordo, ma è del tutto casuale l'incontro di oggi. E devo dire che questi due testi, siamo uomini e cose, e lì dalla gente, dalle molte linee, contengono, che so, nel 2005 e nel 2007, contengono delle riflessioni sul collezionismo che per me sono state appaganti, pienamente soddisfacenti, e che invito a leggere tutti quelli che sono, diciamo, interessati all'argomento. E che in un certo senso sono alla base di quello che avete visto, perché se io non avessi letto questi due testi, con particolare riferimento appunto al discorso in questione appunto del collezionismo, del ricercare, conservare e catalogare degli oggetti, delle cose, non sarei mai arrivato a fare questo piccolo documentario sul mio cugino carnale, che si chiama Mauro Galeotti e che è qui presente e che ringrazio. Tra l'altro il video è stata un'occasione, diciamo per, visto che parlavamo di Freud, di colmare una frustrazione che io mi portavo appresso da bambino, perché io da bambino avrei voluto giocare molto di più, sono figlio unico, avrei voluto giocare molto di più con mio cugino Mauro, però per diatribe credo tra le nostre mamme, tra i nostri papà eccetera, queste cose che ci sono, no? Sono la gioia di tutte le famiglie. E non ho mai potuto giocare più di tanto con questo ragazzino. Noi siamo tutti e due, abbiamo la stessa età, io sono nato qualche mese prima di lui, nel 50, lui è nato nei primi del 51. E quindi io devo dire, non avevo mai capito bene. E quindi il gioco mi era rimasto un po', diciamo, ecco, frustrato in rapporto al cugino carnale, tanto carino, tanto caro. E quando si è presentata l'occasione di fare, insperata, di fare questo documentario, io ho messo insieme la frustrazione che mi portava preso dal bambino e i due testi di Sandra Puccini, e ho pensato di guardiamo un po', magari viene fuori una cosa carina, e spero che vi sia piaciuta. Comunque, quando ho fatto, diciamo, propedeutico alla realizzazione del video, è stato qualche appunto che io ho fatto, diciamo proprio dai testi della Puccini, che adesso mi fa piacere
leggere velocemente, perché credo che Sandra Puccini abbia proprio in un lavoro diciamo molto appassionato, molto attento, sia riuscita a cogliere bene quello che è l'essenza di un collezionista, quello che è diciamo, l'elemento fondamentale del collezionismo, cioè il sentimento, l'emozione che lega il soggetto all'oggetto e la confusione che c'è continuamente tra il soggetto e l'oggetto, per cui alla fine nel collezionismo si può dire che è l'oggetto che domina il soggetto. È una cosa un po' curiosa. Credo che comunque avvenga in tutte le azioni dove l'elemento fondante sia l'amore, questo scambio tra soggetto e oggetto di sia. Però ecco, la Puccini ha, secondo me, il merito di aver chiarito, indagato su questo aspetto in modo particolare. E quindi adesso vi leggo alcune cosette brevi che io mi ero appuntato qualche anno fa, e poi invece leggerò alcune cose che mi sono appuntato giorni fa, appunto sul dovendo partecipare al convegno al quale il mio amico Rinogali mi invita sempre. Io lo ringrazio, io mi scuso, non sono un antropologo, però voi mi accogliete sempre con tanta simpatia e ringrazio tutti della vostra pazienza. Da un punto di vista psicologico, il collezionista si trova a vivere continuamente lo stupore e la meraviglia del bambino. La pratica del raccogliere, conservare e catalogare è immersa in un complesso universo di fenomeni psicologici. Eternamente innamorato, il collezionista è un raccoglitore accanito e appassionato che vuole possedere gli oggetti e gli attuali in un certo senso ha posseduto. In genere il collezionista unisce al lavoro di ricerca e di raccolta un elemento esibizionistico. Al possesso delle cose affianca il desiderio di mostrarle e di mostrarsi con esse, attraverso di esse. Quindi cerca di raccontare le cose, ma al tempo stesso di raccontarsi. Il collezionista pratica costantemente la difficile arte di costruire radici ricordando il mondo. Osservando alcuni modi di considerare gli oggetti raccolti da parte dei collezionisti, proiezioni, fantasie, investimenti sentimentali che vengono rialzati sugli oggetti stessi, l'antropologa Sandra Puccini ha individuato una classificazione degli oggetti secondo diverse tipologie. La prima tipologia è quella dell'oggetto feticcio, ossia oggetti tendenti in qualche modo al soddisfacimento di un bisogno di tipo erotico, si può dire. Questi sono gli oggetti feticcio. Poi ci sono gli oggetti ancora. L'oggetto ancora è un appiglio, un ancora appunto, il sostituto di qualcuno assente, una consolazione, ma è anche il tramite di un processo evolutivo, di una crescita personale. Terzo gruppo di oggetti, l'oggetto monumento funebre. Sono tutti quegli oggetti del passato facenti riferimento a un mondo che ormai non c'è più, un mondo scomparso, svanito, morto. Quarto gruppo, gli oggetti autobiografia. Sono una proiezione visibile della propria identità, del proprio rispecchiarsi ed identificarsi in loro. Sono gli oggetti tra i quali si è svolta la vita del collezionista. E qui si potrebbe pensare per esempio ai libri, ma mio cugino nel documentario dice libri, io sono vissuto sempre in biblioteca perché il bibliotecario era il mio mestiere e mi sono entrati in sangue e quindi ho sentito il desiderio poi di raccoglierli anche a casa, circa 4.000, e quindi qui c'è proprio questo discorso sull'oggetto autobiografico che rappresenta il mondo nel quale l'individuo ha sempre vissuto. Poi ci sono gli oggetti preda, una categoria molto divertente. In questo caso il collezionista si cala nel ruolo del raccoglitore cacciatore, vivendo le emozioni di un cacciatore intento sempre alla ricerca e alla cattura delle sue prede.
c'è un'ultima categoria di oggetti che sono, diciamo, riconducibili alle reliquie, che sono in genere oggetti donati che hanno la connotazione di un carico sacrale e spirituale, e oggetti che sembrano essere quasi degli esseri viventi, dotati di una forza autonoma, come appunto sono le reliquie. Adesso vi vorrei leggere invece velocemente, tanto è abbastanza breve, il discorso, no, un'ultima considerazione sul collezionismo e sulla rilevanza sociale del collezionismo. Negli ultimi anni del secolo scorso abbiamo assistito ad una grande diffusione del fenomeno del collezionismo in Italia, prima al nord, poi al centro ed infine nel sud della penisola. Fenomeno tipico, è stato detto, della società industriale e post-industriale, di una società, ossia, dove la quantità di merci e di oggetti prodotti ha superato ampiamente la soglia dell'abbondanza. Solo nell'ambito del cosiddetto collezionismo minore sono stati individuati in Italia, alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, ben 120 sezioni, dai soldatini di carta alle carte per le arance, dalle cartoline illustrate alle carte da gioco, dalle conchiglie alle farfalle, dai distintivi agli autoadesivi, dagli accendini ai glisteri, eccetera, eccetera, eccetera. Il collezionismo, come il gioco, può essere visto da più punti di vista, dal punto di vista psicologico, sociologico e antropologico. E passiamo a vedere adesso il discorso sul gioco. Io credo che da quello se si assume come punto di riferimento teorico quello che dice il più grande studioso del gioco, anzi un teorico si potrebbe dire, un filosofo già citato, l'olandese del secolo scorso Johan Huizinga, che ha una visione ludocentrica della cultura, possiamo dire che il collezionismo rientra a pieno titolo, perché le caratteristiche che Huizinga individua come tipiche del gioco sono quelle che adesso vi vado ad elencare. La prima caratteristica è che il gioco è una libera attività alla quale l'individuo prende parte per pura scelta, quindi non è mai coatto il gioco, ecco perché poi è divertente, non è obbligatorio. La seconda tipicità è che il gioco instaura una realtà diversa da quella della vita quotidiana, da quella di tutti i giorni. La terza è che è un'attività disinteressata. La quarta, che si svolge sempre entro precise limitazioni di tempo e di spazio. E l'ultima, che segue un codice, ossia delle regole precostituite alle quali il giocatore decide volontariamente di sottostare. Le tipologie del gioco, sempre secondo Huizinga, si possono dividere in due grandi famiglie: il gioco come lotta per qualcosa, in questo caso è costituito da una competizione, e il gioco come rappresentazione, che può diventare anche una gara, spesso non lo è, per rappresentare qualcosa, per simulare qualcosa. In questo senso è interessante come sia nella lingua francese, nella cultura francese, che in quella inglese, nella francese interpretare un ruolo, recitare a teatro si dice jouer un rôle, e giocare un ruolo, e in quella inglese giocare, interpretare un personaggio si può dire to play. Quindi, diciamo, ci sono più che nell'italiano in queste due aree culturali, in queste lingue, c'è proprio l'idea della rappresentazione come gioco, come divertimento. Io credo che in Italia la cosa sia meno chiara, perché noi, partendo dalle sacre rappresentazioni, dai drammi sacri, da una visione, diciamo, religiosa forte, cristiana, legata al senso del dolore, del sacrificio,
espiazione, e chiaramente la direzione del gioco anche a livello teatrale, siccome il nostro teatro non nasce in questo modo, ma anche in questo modo, credo che sia meno evidente per noi. Ci sono dei giochi di Huizinga ai quali possono partecipare, possono coinvolgere un solo giocatore. Si parla allora di giochi solidari, e io credo proprio che sia il gioco di mio cugino, il quale in un certo senso, il mio cugino, noi lo abbiamo potuto far vedere nel video perché diciamo non era il caso, si è trovato nella condizione di dover costruire una serie di piccoli contenitori, poi nemmeno tanto piccoli, in campagna per contenere tutta la sua raccolta, e in un certo senso si trova come il protagonista di un racconto orientale che è stato ripreso abbastanza recentemente dallo scrittore argentino Gheorghiu Luis Borges, che appunto racconta questa storia di un imperatore cinese che, volendo avere l'esatta rappresentazione del suo territorio, incarica un cartografo di compiere questo lavoro. Il cartografo ovviamente fa un lavoro a scala, sulla base di scala, e quindi non riesce a soddisfare mai l'imperatore, il quale alla fine chiede di avere una scala 1-1, cioè la carta geografica è la stessa estensione del territorio di tutta la Cina. Ecco, mio cugino credo che si troverà già se combatte con questo, se avete fatto caso fa riferimento alla moglie che dice che gli oggetti sono troppi, già si trova diciamo in questa situazione, perché la situazione del collezionista è una situazione che lotta in genere contro tre elementi, con questo finisco, che sono la mancanza di tempo, la mancanza di spazio e la mancanza di denaro, e quindi diciamo lo porta sistematicamente ad uno scontro con tutto quello che gli sta intorno nel tentativo di rappresentare diciamo il più possibile la realtà. Nel caso di mio cugino è evidente il tentativo di rappresentare la città di Viterbo e la provincia di Viterbo, con la quale lui, beato lui, riesce ad identificarsi completamente. Grazie. Mi pare che abbiamo concluso la giornata nel modo migliore possibile. Tra l'altro qui c'è stata appunto una sintesi difficile ma reale tra l'esposizione dell'esempio del collezionismo e il commento. Ecco, mi pare che dobbiamo essere veramente molto contenti di questa prima giornata del convegno, perché ci ha posto questa giornata proprio all'interno dei lavori, e con una introduzione che è già uno svolgimento, io direi un'anticipazione della sintesi. Ci incuriosisce la continuazione del domani, ma il freddo sospende la nostra attesa e domani ci vedremo.